dato indicazione al questore di adottare, nei casi in cui dovessero verificarsi violazioni del DPCM, quindi delle norme che regolano lo stare insieme in questi locali, la massima severità. Controlli più serrati per bar e ristoranti, ma non solo. Il piano delle forze dell'ordine durante le feste natalizie è stato illustrato dal prefetto di Trieste in videoconferenza al vice sindaco Paolo Polidori e comandanti di carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Ci saranno più controlli antiassembramenti nei luoghi pubblici e anche nei centri commerciali. Anche in una logica di controllo randomico, ovviamente, di stranieri che si recano sul nostro territorio nazionale anche per fare acquisti, e quindi alla luce del passaggio in fascia C dei cittadini che vengono sia dalla Slovenia che dalla Croazia. Non preoccupano le notizie che arrivano dal governo di Roma sulle probabili modifiche all'ultimo DPCM, quello del 3 dicembre, che stabilisce il divieto di uscire dal comune di residenza il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio. Dal punto di vista dei controlli non cambierà nulla, in ogni caso la nostra attività rimarrà molto molto intensa. Il virus non si combatte con il pugno duro dei controlli, a fare la differenza sarà la motivazione di ogni cittadino a salvaguardare la salute propria e degli altri. Il consiglio che possiamo dare è di usare la stessa attenzione che si usa quando si va per le strade o nei bar o nei ristoranti o negli uffici, di portarla a casa.